Questa è un'ottima scelta. Tra l'altro, con i nuovi aggiornamenti, noi al momento non possiamo ancora farlo perché non l'abbiamo scoperto, ma più avanti vi farò vedere che potremmo comprare le tregue. Hanno introdotto il Ah, sistema per comprare le tregue. Sono tregue che possono valere, mi pare, credo che siano di 60 anni o di 100 anni, non mi ricordo, ma possiamo comprare una tregua che se si rompe ovviamente dà un malus ma cos'è, esagerato. cosa intende per comprare una tregua? Cosa ci fai con la tregua? Praticamente te paghi un'altra fazione Paghi un'altra, sì, paghi un'altra per dinastia avere per... un patto di non belligeranza, Esatto. fondamentalmente. È una tregua, diciamo che è una tregua tra No, fratelli, prima cioè si non ci chiamava resta. patto di non aggressione, si è diventato patto tregua, è diventato. Sì. Ma Ah, l'abbiamo chiamato noi oggi patto di non aggressione nel 40, comincia la prima cosa. beh, giustamente. all'epoca era una tregua. Comunque, signori, l'alleanza con il Granducato di Toscana, eccolo qua, è appena messo, così mettiamo anche un piedino in In Italia, che non Sardegna, è male. nella politica italiana. Allora, andiamo a vedere la situazione della cultura. Abbiamo un sud Italia molto greco, molto lombardo, poco magrebino. I sardi stanno là per cazzi loro. Beh, è molto interessante. È molto interessante. Dopo questa alleanza, perché non, come dire, saggiarla subito questa alleanza? Perché non saggiarla subito questa alleanza? Il nostro figlio ha 8 anni e può imparare Però le non lingue volevamo prima signore. prendere Sardegna. Aspettiamo dopo. No, la Sardegna dobbiamo aspettare che il nostro... Oh, ragazzi, c'è Abbas Ibn Firmas, che potrebbe diventare il nostro tutore di corte perché è eccellente. Gli stiamo terribilmente sul cazzo. Ma sai Ci perché? rompe Perché in una nessuno maniera riesce a pronunciare il incredibile. suo nome. Noi lo nominiamo tutore di corte. Ha anche 72 anni, quindi voglio dire Esatto. ormai. E incominciamo a formare nostro figlio per... Ma non è il tipo a cui abbiamo preso il No, regno? credo che si chiamino un po' tutti uguali, però non credo che sia lui. Sì, sei proprio razzista. Non credo sia lui. Comunque dobbiamo incominciare a educare nostro figlio a governare un regno fatto di lombardi e greci. Quindi nostro figlio dovrà studiare non la lingua anglica, no, per niente. Allora, greca dal sindaco di Amalfi, dovrà apprendere Io non mi fiderei di quell'uomo, eh. greca. Guardalo. In effetti. Sembra un pederasta, eh. Beh, i greci, un pochino. Va bene. Di Nostro quel periodo. figlio è... Allora, signori, la vogliamo saggiare? Saggiare questa alleanza con il Granducato di Saggiamola. Toscana? Ma Voi in chat cosa saggiamola. dite? Saggiamo questa alleanza con la Toscana e attacchiamo Cosenza? Un attimo di suspense. Damiano dice pace. Come pace? Come pace. Come fai a dire pace? Quanti Andiamo a... soldi ha Cosenza? Dice Aci, ci chiede Attina. È un Quanti po'. soldi ha? 130 soldi. 137. Meno di noi, però. Non Buttati sono sopra. Beh, tanti, non sono tanti. rispetto a noi comunque non sono neanche pochi. Ma 137. il discorso che secondo me fa Attile è Sì, in caso nostro tutti magari che dei recluta mercenari. mercenari ci frega In caso così. lo facciamo anche noi. Prima ci è andata bene con i mercenari, cioè, no, sono Contando che bassi i noi costi. abbiamo due alleati al nostro servizio, che in totale andiamo a una potenza di 5 Chi in dico blocco, ognuno. che nessuno ci impedisce di chiamare tutte e due, eh. È una colpa Attila facile. ci chiede se potrebbe chiamare i mercenari con quel prezzo, non lo so, trovo uno sconto su A Amazon. questo Posso tutto prezzo potrebbe. vediamo, ma non credo che avremo le stesse liste, però sì, può No, chiamare. 130, non Vabbè, li 130. possiamo chiamare anche noi Sì, ma eventualmente. non Sì, no, credo esatto, sia anche un noi possiamo. problema. Ragazzi, Ma dice andiamo a Ilias. assaggiare questa alleanza per il Ducato di Calabria ed è guerra, guerra, Guerra. guerra, guerra. È una guerra Volendo, santa? pagando 174, possiamo prorogare i nostri mercenari, che a questo punto, per 634 soldati, col cazzo proprio. Quindi, che Una domanda, è una fatto? guerra santa? È una guerra santa, è una guerra Allora il santa. Papa ci può sganciare qualche cento. Il Papa non dà un ghello perché Ah, abbiamo un ok. rapporto pessimo con lui, influenziamo il Papa
abbiamo il 20% di possibilità, ci un nostro avo studiare. Un nostro discendente ti rapirà. Non si sa quando, ma ti rapirà. Chiamiamo il Duca di Toscana. Non vedeva l'ora di partecipare. Esatto. Però. L'alleanza cui abbiamo un esercito formato da contadini, arcieri, leve e cavalli. E cavalli. No, e cammelli. Oh, cammelli. 5 cavalieri e 100 cammellini. Il nostro dovrà bene quel territorio. Il nostro è assolutamente bellissimo perché abbiamo 1600 uomini di leva, 8 cavalieri, 200 fanti pesanti, 511 arcieri. Mi ricordo la frase, togliamo i bicchieri, non ci servono. Scendiamoci in Calabria. L'alleanza. Ma i bicchieri funzionano contro i cavalli, non contro i cammelli. Attenzione, disputo i cammelli. Signori, ho scoperto che il contratto ereditato dal conte Adalfer l'obbliga a dovervi dare più di quanto egli abbia riscosso. Ah sì? Non ci paga? Ah, sta facendo la cresta. Ma non è vero, a tasse normali. Ma chi è questa qua? Ma cosa vuole? Ottieni un gancio debole sul Diamogli un gancio, dai. Ah, no, no, attenzione. Le tasse che Conte Adalfer ti devi sono aumentate. E io gli aumento le tasse. Ma che cattivo. Come te? Adesso mando io sceriffo di Nottingham. Ho capito. C'è un occhio solo, ha sbagliato i conti, non è... esatto, l'ha visto male. Fatemi capire. Ma io ho preso sta bastonata per fare le tue guerre. In realtà ti sta pagando il... ma sta scappando, sta scappando, eh no, sta andando a conquistare Messina. Io direi che intanto noi mettiamo sotto assedio Cosenza, poi vediamo da farsi anche quando scenderanno le truppe. Nicola suggeriva una guerra gritando viva il brunello di Montagnino. Temo che non posso accettarlo. Che cosa lo puoi accettare? Posso accettare l'assedio di Messina. Andiamo subito a rompere questo assedio. Ma che scappa, ma che scappa. Si rifugia in montagna, arrivano 548, i corsari di Umbar sono sbarcati. I corsari di Umbar sono sbarcati e hanno messo sotto assedio proprio Camarda, che gli ho appena alzato le tasse. Di Umbar, scusi. Eccoli qua. Prima le tazze, poi la guerra. Ma allora! Eccoci qua. Problema risolto. Attenzione, abbiamo subito un prigioniero malvagio e disonesto, il Galussa Sawadani. Siamo già al 35% in più, eh? Eh certo, perché abbiamo preso esattamente il figlio del conte, dello sceicco. Mandagli un orecchio per come da monito. Abbiamo preso il conte dello sceicco, andiamo a salvare la contea di Camarda dall'assedio di questi cialtroni, perché di cialtroni si tratta. Se magari io manderei in una busta sigillata l'orecchio del figlio, giusto così per non dare un occhio del sindaco, che ne del sindaco. Quello l'ha preso qualcun altro, ha già preso quello. Andiamo a togliere l'assedio Camarda, anche perché questo gli ha appena montato il tasso. Sono su miti di cultura greca, dice Attila, non si capisce niente effettivamente. Sono su miti di cultura greca. Perfetto, adesso ci possiamo prodigare a dire che per questo loro errore di cultura greca. Per questo loro un'altra figlia, ma scusate, ma quando era incinta questa? No, infatti l'ho sfuggito anche a me quando era incinta. Mentre era in guerra. Era incinta di noi? O no? Ho il nome giusto per lei. Sentiamo. Non sei mia. Ma io la chiamerei... cosa ci dici? Io la chiamerei Dubbia. Dubbia. Dubbia, è bello. Io la chiamerei Dubbia. Dubbia è molto bello. Ti d'accordo, Dubbia come nome? Mamma mia, se sono d'accordo. Non sappiamo se sia nostra, non abbiamo visto il messaggio che non stiamo dicendo. A me mi puzza sta storia, la chiameremo Dubbia. Però ragazzi, devo dire che siamo anche molto fortunati, perché ha dato la luce 5 figli. 5 bellissimi. 5 alleanze. E solo maschi. Ma infatti funziona solo il testicolo. Onorato di servire, contributo di tasse del vassallo potente del consigliere più 20%, contributo di leve il tassello. Mamma mia ragazzi, questo è un bonus pazzesco che non sfruttiamo adesso al massimo perché abbiamo pochissimi vassalli. Povero il conte di Camarda. Aumenteranno le sempre meglio quell'occhio, non è strada. Mi sta infettando. Fra poco ci lascia. Ma il capo Coen non l'abbiamo chiamato. Papa Nicolaus non è stato impulsato ed è anche morto.
Beh, secondo me l'influenza è stata un'altra. Devo dire che credo che fra poco ci prenderemo anche la nomea di porta sfiga. Ah, ci siamo arrivati al 76%, direi di andare ad assediare la contea di Rossano. Dice Attila che il sindaco, dopo che aveva tutte le tasse, l'ha nominato cittadino. Trattare con gli scalpellini. Attenzione, la gente di scalpellini si tratta con una contea di Messina. Avere personalmente a servizio artigiani specializzati. Vai, vai. Ha portato bene. Perfetto, vedi, non ha dovuto ricorrere neanche a minacce. Oh. Ci ha pensato l'alleato toscano, non ho fatto il tempo per andare perché si è marciato male con il mouse, però intanto che sta riprendendo l'assedio. I toscani, ragazzi, i toscani sono molto più svegli di quei croati là, molto più svegli. Attenzione, è in città nostra moglie, questa volta l'ho vista. Ma questa, scusa, ma la appena bandita, che cazzo. Infatti non so come cuore, però sì, è in città. Ecco perché Matteo è di un grito, cazzo, ci credo tutta la ginnastica che... Ma lei è lussurioso, ve lo ricordo. Ragazzi, eh. ragazzi. Sempre colpa degli altri. La conquista della Calabria. Ce l'abbiamo presa. Fine, signori, abbiamo preso la Calabria. Sì, però è un regno ingestibile, però. È imperdonabile, scusa, Salerno che rovina le scritte. Non sì, ho capito. Salerno che rovina le scritte è imperdonabile. Spero che questo creti molto molto presto. Aiutiamolo. Possiamo... Esatto. Bravo, mettiti due o tre seggiolini di quelli bassi. Adesso ci proviamo, in Castello. Adesso ci proviamo. Intanto è stato fatto il Ducato di Sardegna. Attenzione, gli alleati non ci sono più. Attenzione, il Ducato di Sardegna. Il Ducato di Sardegna, noi intanto mandiamo il nostro amico fidato a fare a tortellini su Tortoli. Andiamo a fare un claim su Tortoli perché incominciare a mettere in piedi la seconda isola più importante del Mediterraneo non è male. Non è male. E poi possiamo prenderci anche le balene. Ma non è neanche bene. Non è male, è bene per forza. Molto bene. Edifici disabilitati, vassalli potenti aspettano un consiglio. Va bene, va bene, va bene. Non adesso. Abbiamo un problema di eccessiva estensione del regno. E diamo un problema di eccessiva estensione del regno. Dobbiamo cominciare a dare. Allora, Reggio Calabria ovviamente è la capitale del Ducato. Possiamo cominciare a dare Rossano a chi? Qualcuno che abbia entrambi gli occhi buoni. Possiamo darlo uno a uno di cultura lombarda. Ma c'è il nome bello, se vuoi dargli uno col nome bello. Ci abbiamo Anastasius Urso. Manso Urso. Ma anche a tuo figlio nel caso. Manso Urso. Mio figlio sì, però dare le contee al figlio tende poi a fare che lui fa un po' come cazzo mi pare e comincia a fare le cose drammatiche, e quando diventa erede del regno tipo odia tutti, ha ucciso 70 persone, fanno cose a caso. Non è il caso di lasciarli gestire all'arco. Oddio, con quelle facce i tuoi figlioli lì. Attila ci chiede, non abbiamo abbastanza province per il regno? Abbiamo abbastanza province per il regno? Assolutamente sì. Ma ce l'abbiamo. Però non avremo i soldi. Dobbiamo creare prima il Ducato di Sicilia, perché il Ducato, il regno di Sicilia dovremmo avere 500 metri. Non abbiamo due titoli ducali. Non abbiamo uno solo. Quindi al momento io direi di dare Rossano a Manso Urso della casata Urso. Eccoci qua, concedi titoli. Dobbiamo concedere altri titoli. Diamo Cosenza. Oppure Trani, che fa parte del Ducato di Apulia. Fa parte del Lanciano. Qualcosa in Sicilia così man mano. Ma qualcosa in Sicilia. Io non vi nascondo che l'idea è quella di trasformare il Ducato di Sicilia come ducato principale, tenerci Benevento per passione e per affetto, ma avere la capitale esattamente al centro del Mediterraneo secondo me ci proietta in un'altra dinamica. Dipende dagli sbarchi poi, Ma mica vengono i vichinghi fino qua, Vabbè, per adesso tutti per mare sono andati. Oddio, sì, ma... ci arrivano però. Vabbè, ma non ci arrivano perché non c'hanno voglia.
Speriamo anche che questa, quanti anni abbiamo. Universo parallelo ci siano dei vichinghi svogliati. Però potremmo dare, parte dalla Scandinavia per arrivare in Sicilia è lunga, La famiglia Musconidi si è già presa Camarda e sta bene così, non facciamo diventare queste famiglie troppo potenti. La famiglia Urso si è presa Rossano, dove fanno le caramelle. I Radelchisidi. La famiglia dei Radelchisidi. Il padre di questo ragazzo è figlio di Sindaco Aglio. L'ha buscato pure lui, eh? Il fratello è Oglio. Il sindaco di Grigenti. Mentre il fratello, lui, è... Non si sa bene perché in Galles. È inglese. In Galles. Gallese. Potremmo darlo a questo ragazzo solo per il disturbo di tornare in patria. Malvagi fino al dito. Uccelli titoli. Lanciano, perfetto. Mi immagino... Torna a casa della famiglia, devo partire. Perché mi hanno dato un ducato? Lanciano, che fa parte del ducato di Spoleto, molto molto bene. Lanciano, molto molto male. Molto molto male, sì. Così alle brutte, questi ci dicono che vaffanculo, gli un calcio nel culo, vattene via. Ok, e abbiamo ancora un malus di uno. Sì, abbiamo ancora uno. Abbiamo ancora purtroppo il malus di uno, perché possiamo tenere. Quindi io direi di dare o Trani o Cosenza. Cosenza. Grande di meno. Diamo via Cosenza. A uno simpatico. Non abbiamo famiglie nobili. Sì, il sindaco di Amalfi non ti dà. Nobilitiamo qualcuno. Aiustulf, tu sei malvagio sleale. Ti sei presentato molto bene a questo Curriculum e intrepido, guarda Alais. Lei è? Alais è un malvagio sleale. Alais che fonda la casata dei Percatrid. Potevi fare un po' di complimenti per l'originalità. Percatrid ha fondato mai spaventato, sempre fedele. Vedi? 14 truppe attivo. Vedi? Mentre il motto dei Vernizzi è Pax in pecunia, bellum in pecunia. Cioè, ci sempre e comunque. Vecchio, ma... Ok, signori, al momento abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti, direi di andare avanti con il tempo per poter guadagnare i soldi necessari a creare il Ducato di Sicilia, diventarne i legittimi proprietari. Ok, allora mettiamo. Tanto ti ringrazio Nicola del fatto che dice che li facciamo ridere. Lo facciamo ridere. Siamo allenati a fare gli stupidi. Mettiamo il nostro maresciallo. Attenzione, mettiamo il nostro maresciallo. A me viene naturale. Attenzione, non so. Un altro figlio. Figlio maschio. Attenzione, maschio. Ma mannaggia, Tiseretta. Artabasdas. Ma che è? Allora. No, il nome è di troppo. Scusa, sappiamo già che lo manderemo al prete. Lo mandiamo a fare Don Matteo. Poi sarà Don Matteo perché gli mettono. No, avevamo detto Don Lando Norris. Aldo Moro, no Aldo Moro. Allora chiamalo Din Don, così esce Don Din Don. No, com'era Aldo Romualdo. Romualdo era aspetta sì, effettivamente ha già un nome. Allora Laido non è una... Laido sto cercando, c'era Romualdo, c'era sicuro, non ho la ricerca nella chat. Romualdo Laido non è male. Gelio Romualdo, facciamo Gelio Romualdo e Jenny la Carogna. Perfetto. Gelio Romualdo, nostro figlio che a questo punto io gli andrei a dare il Abbondio, La Calabria. Abbondio è perfetto. Attenzione, nostro figlio comincia a crescere e qua
Zottone mi ha chiesto un nuovo giocattolo per molto tempo, ha detto che gliene avrei preso uno e se nei prossimi 3 mesi si fosse applicato di più nei suoi studi. Da quando ho fatto la promessa, lui ha raddoppiato i suoi sforzi nello studio. Non ti ingannerai mai, Zottone, quindi gli diamo il giocattolo e diventa fiducioso. Fiducioso che ci dà un malus sull'intrigo, un bonus in diplomazia e un bonus in opinione tra Simone e Vassallo. Ma possiamo farlo diventare soddisfatto. Soddisfatto ci dà un malus in intrigo, erudizione più 2, perdite di stress e un bonus. Opinione del signore più 20, opinione della sala più 10. Però cioè, qual è l'altra possibilità di... L'altra è volubile, non lo vorrei fare o fiducioso più. O volubile. Io direi fiducioso. Perché da un padre ambizioso non può nascere un figlio soddisfatto, non lo accetto. Esatto. Infatti la dice Don Abbondio è già vernissimo. Don Abbondio. Ok, signori, Don Rodrigo. Abbiamo i soldi per creare il Ducato di Sicilia. Eccolo qua. Ducato di Sicilia creato. E ci evolviamo in Principato di Sicilia, io direi ancora no, la tua gloria è immensamente conosciuta, siamo immensamente conosciuti, adesso avremo bisogno di 500 monete d'oro per... Beh, serve ancora un altro, fare anche il Ducato di Calabria, no? No, per no, fare il Regno due, di Sicilia non serve, bastano due, al momento ci mancano solo 5, perché abbiamo sia il Ducato di Benevento che il Principato di Sicilia. C'è qualche bella missione per pigliare soldini? Aia. A parte che amico mio, cioè, ma che cazzo, mi stai chiamando in guerra e mi scrivi al sensibile principe Matteo di Benevento? Che cosa sono? Ma, nervo. Vi invito a onorare la nostra alleanza e unirvi a me nella guerra contro la tirania, contro il Regno d'Italia, Re Luis II. Signori, mamma, c'è una guerra civile in Italia, non ne sappiamo assolutamente nulla. Guerra civile a cui sta partecipando solo la Toscana. Però un bel po' di truppe per la fastidio. Allora, il re ha 2500 truppe, il nostro solo lui ne ha 2600. Accettiamo di entrare in guerra. Raduniamo le nostre truppe e andiamo alla volta del nostro. No, avevo appena finito di dire che possiamo avanzare rivendicazioni? No, anche perché il regno di Lotaringia è appena entrato in questa guerra con 3700 truppe e ce le darà di santissima. No, finiremo nelle segrete ragione di qualcuno. Questa è una guerra contro la tirannia di Re Luis. Cioè, non. In teoria siamo in vantaggio. Il castellano. Il Mario si dice, ci siamo. Ragazzi, dovremmo provare a giocarci la d'astuzia, ma avendo un esercito principale guidato da lì, no, farà solo cose stupide, tipo assediare lui. Scusami, abbiamo il bulgaro, anzi no, quello che ha contro il bulgaro. Ma non possiamo chiamare il bulgaro in un'alleanza nel cui una guerra in cui ci ha chiamato a nostra volta un alleato. Ah, intanto brucia Spoleto, visto che passi da dove di prassi. Eccoli. Ora se ci aveva suggerito di prendere Salerno. A 6000 uomini e noi arriviamo a 4. È giusto, c'è ragione. Non riusciamo a prendere la rivendicazione su Salerno? Farla valere? No, in alcun modo. È una guerra completamente che non ci interessa niente, non possiamo prendere rivendicazioni. Noi stiamo salendo con tutto l'esercito, ma se qualcuno tipo Salerno ci attacca da giù e non vi siamo. Ma l'esercito è radunato là. Ah, beh, certo, allora. Loro però il re ti dà una per una persona. No, nessun gruppo. Mamma mia, che si può male. Seguiamo l'alleato della tua ritirata e poi andiamo a forte. Sì, però avvisaci, metti le frecce quando e nel momento migliore al presuntuoso dalle vostre troppo a lungo, adesso basta, abbiamo finito di pagare le tasse. Questo qua Gaufier, una rivolta contadina senza alcun senso, sovrano straniero, sei cattolico e lombardo, straniero de chi? Suppongo che potrei garantire no e andiamo
in guerra. Ma stiamo già in guerra. Una rivolta. Dove abbiamo questa rivolta? Addirittura, amici. E amico toscano, ci vediamo dopo. Grazie per aver partecipato. Ma non passare per mare. Non passare per mare. Perché no? Fa prima. Sì, spendiamo anche 64 monete che non abbiamo. Il noleggio delle barche è corta, E al momento siamo anche in perdita per via dell'esercito. E di un prestito. Il nostro amico viene massacrato malamente. Lui si aspettava il nostro supporto. Come vai, alleato? Grande. Diventiamo amministratore. Questo dovrebbe permetterci di guadagnare qualche secondo in più. Bitch. Mamma mia. Ma perché abbiamo stai anche simpaticissimo. Vabbè, che sconfitto rovinoso. La guerra con la Toscana è durata 5 minuti. Ottimo. Lui è in carcere. Complimenti. Ci vediamo quando... Ah, il contadinaci morto tutti i nostri. È appena morto e la nostra alleanza è scaduta. Cascade un... Ah, ma l'ha fatto giustizia, l'ha fatto. Ah, buonasera. La nostra alleanza... Io può finalmente smettere di lamentarsi che... La nostra alleanza è scaduta e nel mentre il nostro figlio ha sposato una donna che ha un orientamento omosessuale. Una scommettitrice onesta, comunque. Vabbè. Da valutare se rompere questo fidanzamento. Io lo romperei perché era in funzione. Così a naso. Non c'è l'amore nei due. Ha scommesso sul cavallo sbagliato. Intanto questa rivolta è stata soppressa. In ottimo modo. Sciogliamo tutti. Facciamo rotolare qualche testa? Facciamo rotolare qualche testa, sì, ma intanto io direi che andiamo a rompere il fidanzamento di nostro figlio. Rompi il fidanzamento, lui sarà molto arrabbiato. In prigione, tanto, cioè, morto. Niente. E adesso, ragazzi, andiamo a trovare una nuova moglie per una nuova alleanza al nostro figlio. A tiro dice c'è sotto un cannone. Abbiamo il Ducato di Venezia, non entrerei in dinamiche iberiche. Con maschera di ferro. C'è la disputa iberica qua che è un cazzino. Il banate di Croazia. Andremo. Vai, pigliate le banane. Con le banane di Croazia. Le banane di Croazia. Sono alleanze un po'. Ma in Croazia no, perché c'è il rischio che si meno tra di loro. La sorella di quell'altra. Ah no, ci possiamo riprendere lei per una nuova alleanza con il Ducato di Toscana. In che scala? Direi che lui a 10 anni può ancora aspettare. Può giocare ancora con le macchine. Può ancora aspettare. Vediamo se un'alleanza ce la può dare nostra figlia. Allora, Attila Galizia ci chiede consigli sui lividi alla Waller. Vai. Come sono venuti? Le alleanze sono molto scadenti. Io direi di aspettare ancora. Io metterci il peperoncino, Attila. La crema di peperoncino. Direi che dopo il libido è l'ultimo dei problemi. Esatto. È il momento delle guerre. Questo ci prova un'altra volta. Nostro figlio ha imparato la lingua greca, dove noi abbiamo fallito. Dove noi abbiamo fallito, lui è riuscito. Nostro figlio ha imparato la lingua greca. È il vantaggio della giovane età. Noi siamo troppo vecchi. Siamo di nuovo in guerra. Con questo la guerra va già incominciata e ci sta prendendo già un sacco di pizzi. Ma questo perché non ci andiamo da solo? Non ci andiamo perché uno non... Cioè ci serve, no? Questo alleato. Ci serviva. No, ma ci hai sposato la sua figliola. Quindi... Però tanto ci sta prendendo una sequenza di pizze disumana. E quindi sì, ma noi apprezziamo la sua volontà. Questa guerra finirà molto presto. Non scomodo neanche agli eserciti. Lui è un tipo molto intraprendente. Andiamo alla prossima. Scontro culturale. E qua iniziano a farsi vivi le prime difficoltà di un impero multiculturale. Di un regno multiculturale. Con contessa Ioanna di Siracusa dell'impero bizantino, che viene da noi, e la maggior parte dei cittadini comuni che vivono nella contea di Agrigento sono orgogliosi delle loro tradizioni. Non gli sta bene che debbano servire uno straniero come te, quando il mio vicino contessa Ioanna condivide la loro storia. Ora possiamo insegnare loro la supremazia della cultura lombarda. Il 46% dei cittadini adottano usanze lombarde, non accadrà mai.
e un 53% di tradizioni locali non rispettate. Io proverei tradizioni locali non rispettate, ci vorrei un'opinione popolare del 20%, quindi una possibilità di insurrezione. Non mi interessa e mantengono le loro strane tradizioni. Possiamo aumentarlo. I sentimenti dei contadini sono irrilevanti. Io sono il sovrano. Che comunque, io proverei la prima. Proviamolo, dai, vediamo che succede. La cultura grigia è che andata in Lombarda. Ciao, graziato. Se non stile, venga di questa. Posso partire? Seduci. Molto bene. Posso sedurla e abbandonarla. Intanto c'è una rivolta dei contadini a Bari. Il nostro alleato ha perso la guerra. Dai. Ma Salerno di chi è adesso? Perché vedi Salerno è ancora di questo ciarlatano. Senti, proviamoci ad ammazzarlo questo qua. Cospiratore, che va. Puoi ammazzare. Ma non si aspetta. Aspetta che salga il figlio. Abbassa la guardia. Uccidiamo il figlio. Ricordo che noi siamo pazzi. Uccidiamo il figlio. Siamo pazienti. Io sono attenzione, paziente. Attenzione, ma... è arrivata la rivendicazione per un re che al momento. Il nostro amico sardo. Io procederei. Andiamo in debito. Ci prendiamo questa rivendicazione sar. E è il momento opportuno. Li infilziamo. Io continuo a pensare che dovresti uccidere il figlio a quello di Salerno. Ma soprattutto la domanda che ci stiamo facendo tutti: ma il Papa quando è che lo rapisci? Infatti il Papa lo rapirò quando ci saranno le occasioni. Difensore della fede, questo. Signori, attenzione, c'è stata una lite fra i bambini oggi, terzina arancina cinghiale. Stava cercando di predicare in mezzo agli altri bambini più piccoli, finché non è diventata il bersaglio di una piccola zuffa. Zottone era furioso che potesse essere preso di mira qualcuno che stava cercando di parlare alla nostra fede, ed ha scacciato gli altri bambini. Servi bene il divino figliolo e otteniamo un tratto zelante, che è un tratto che erediterebbe dal padre. Ok, non avere paura, buttati nella mischia, potrebbe diventare coraggioso, probabilità di morire in battaglia. Ma lo è già? No, purtroppo no, non so perché non l'ha preso. E potrebbe ottenere il tratto calmo. Io direi che con un piccolo bonus di stress facciamo diventare il nostro figlio coraggioso, che non è male, visto che ce l'avevano promesso. Adesso il nostro figlio è un fiducioso coraggioso. Una fazione che anda contro di noi, molto bene, Contea di Palermo. Intanto il nostro prete, direi che con 7 ci metterà 300 miliardi di anima e il caso inizierà a convertire. Città popolazione. Di Palermo, la popolazione in Sicilia. Puoi dichiarare 7 guerre, va bene. La cosa che mi interesserebbe però sono i soldi del Papa, amico mio, influenziamoci. Proviamo ad andare a